Salve ciao buoni cipollotti e benvenuti sul mio canale, qua a parlarvi ed Xflex e oggi siamo in compagnia del bellissimo e nuovissimo episodio di Minecraft New and Mod, episodio numero 9. Eh sì ragazzi, siamo all'episodio numero 9, beh che non siano neanche tanti però vabbè. Comunque, oggi ho da dirvi alcune novità. Innanzitutto ho preparato il materiale, vi lo faccio vedere anche, aspettate. Ho preparato il materiale che ci servirà per creare la farm. Quindi qua è tutto il materiale che ho preso. Sono dovuto andare anche in miniera per prendere il materiale necessario, quindi ferro. Ho dovuto farmi un bel po' una farm di alberi anche. Ho ancora da dire un'ultima cosa. Sapevate che io avevo 7 uova qua via, no? Ebbene, qua ho preso queste uova e ho provato a spaccarle, ebbene mi sono usciti 2 pulcini. Da questi 2 pulcini io diciamo che ho fatto una cosetta molto semplice. Le ho fatte accoppiare e le ho fatti diciamo moltiplicare. Infatti qua ci sono tutti i polli che ho adesso. Questi polli ci serviranno solamente per ottenere le uova che metteremo direttamente nella macchina una volta che abbiamo finito. E questi polli rimarranno qua. Non li uccideremo e non li faremo niente, staranno semplicemente qua a fare uova. Infatti ecco altre uova. Infine ho fatto una piccola modifica qua su, che pensavo che forse era meglio con le scale al contrario, e devo dire che sta meglio. Eh sì. E andiamo a farla fare. Giusto, stavo per dimenticarmene, ho fatto anche alcuni attrezzi nuovi. C'è un piccone che in parco ve l'ho fatto vedere nello scorso episodio e un'ascia che l'altra è finita. Comunque vediamo dove poter fare la farm. Ragazzi, ho deciso, la farm la faremo qua, in questo piccolo spiazzetto qua. Sì, ci può anche stare, no? Secondo me sì, ci sta. Alternativamente per qua giù da qualche parte. Però, ho anche qua a mano, c'è abbastanza spazio. La facciamo qua, ragazzi. Qua la facciamo. Epsi. Allora, cominciamo. Ho fatto gli hopper, quindi adesso facciamo così. Sì, dovrebbe starci anche qua, va. Anzi, non vediamo, facciamo qua su. Cominciamo da questo angolo qua. 1, 2, 3, 4. No, sbagliato, scusate. Per la mia imbecillità in modo sbagliato. Allora, questo potevo anche lasciarli intanto. Dovevo farne di un blocco più in là. Cioè, un blocco più separato mi pare. Quindi qua mettiamo uno di quelli. Qua ho un altro, quindi qua dovrà essere il muro. Cioè, come si chiama? Il pilastro, ecco. Qua viene messo il pilastro, quindi qua niente. Solo delle due parti, quindi. Ok ragazzi, ho fatto la struttura, c'è questa base, lo scheletro, ecco qua. Ho alzato di un blocco questi, i pilastri. Quindi adesso al posto che questa qua era qua, però adesso l'ho spostato. Cioè questi blocchi qua erano di un blocco più basso, adesso li ho spostati di un blocco più in alto. E adesso sta diventando notte, merda. Mi sa dovrò andare su a dormire. Mi porterò anche un letto come mi sa, perché ci vuole dei giorni per finire tutto quanto. Sì. Vado a prepararmi un attimo e ritorno subito. Ma sono scemo che avevo il letto qua, ma vaffanculo. No, ragazzi, non ci credete. Io invece avevo un letto qua, una base qua, e sono andato lassù a prendere un letto. Ma vaffanculo. Potevo tranquillamente venire qua a dormire. Che imbecille. Allora, abbiamo fatto la struttura, giusto? Bene, allora ci manca da fare alcune cose. Prendiamo questi, facciamo qua in fondo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Così mettiamo, prepariamo la struttura, come si chiama? Il pavimento, possiamo dire. Sì. Merda, mi sa di aver dimenticato di prendere l'altro vetro. Merda. Boh, facciamo uno strato in più qua, intanto. Ok, qua fatto. Facciamo un altro strato con il vetro adesso. Sì. Viene bene, dai. Speriamo. Ok, ragazzi, abbiamo fatto la struttura. Mi manca da fare un attimo il vetro là, ma vabbè. Anzi, vado adesso a prenderlo e lo finisco adesso. Ok, ragazzi, mi sono appena ricordato che mi mancano anche alcune cose. Che cosa? Ve lo faccio vedere adesso cosa mi manca. Allora, mi servono delle stringhe innanzitutto. Stringhe con non ce ne ho.
tu prendi un bel po' di pietrame di questo qua. Spero che mi basti questo. Poi cosa mi mancava? Aspettate. Perché mi mancano alcune cose, tra cui i dropper e i, come si chiamano, anche gli altri. Prendiamo. Sì, dai. 7 blocchi li prendiamo con noi, va. Andiamo qua a vedere se ho dei. Innanzitutto devo guardare anche se c'è il vetro qua. No, mi sa di non averlo manco messo a cucinare, oppure l'ho messo qua dentro. Adesso vedo. E infatti eccolo qua il vetro, ragazzi, eccolo qua. Andiamo adesso a vedere se trovo delle stringhe. Quindi vediamo qua, dovrei averne una, è qua. Altre stringhe per me. Sì, quelle qua dovrebbero bastare. Dammi un po' di legna. Sì, mi basteranno questi 4. E andiamo giù. Ok, eccoci qua, ragazzi. Merda, merda, merda. Devo rifare le scale. Quindi faccio da un'altra parte, va. Quindi vediamo. Quindi adesso devo scendere giù e andare qua. Ragazzi, ho avuto una fortuna pazzesca. Le stringhe che ho mi bastano esattamente per 4 archi. 4 archi. Alla faccia. Ok, ragazzi, ho praticamente fatto questi. Vediamo. No, no, non i dropper, i dispenser mi servono. I dispenser li ho fatti, quindi adesso mi basta fare così. Uno qua. Poi andiamo di questa parte. Uno così. Uno così. Merda, lo sapevo che tu ti mettevi così brutto. Cialtrano dei miei stivali. Sperando di non cadere, però. Ok, fatto. Adesso facciamo un'ultima cosa, cioè mettiamo ancora un po' di vetro e la struttura basiliare è fatta. Fatto ciò, non ci resta altro che mettere, diciamo, come si chiamano? Dove sono? Eccoli qua, gli hopper che ho preparato. Ma anche noi facciamo così, guarda. Così. Così. E così. 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 È così. Ok, qua fatto. Quindi a questo punto mi devo fare un'altra così. E poi com'era? Un'altra così. No, aspetta, qua devo mettere così. E sto dicendo troppo così. Me ne sono accorto. Lì vengono messe le chest, quindi diamo. Una, due, tre. Sì, va bene qua. Però devo fare una roba del genere. Fino qua via. Ok. Una volta fatto ciò, dovrei fare una roba di questo genere. Ok, fatto. Questa parte l'abbiamo fatta. Adesso non ci rimane altro che, diciamo, far andare qua le robe. Allora mi parcherà il primo, diciamo. Aspetta. Qua. Possiamo dire che la prima parte l'abbiamo fatta, cioè il primo raccoglitore selezionatore, cioè seleziona praticamente la carne. Quando avrò un po' di carne poi la metterò lì, in parte ne ho già, e dopo dovrò andare a prendere e mettere direttamente qua. Adesso lo secondo, il secondo. Sì. So, anche di qua ho fatto la stessa cosa che ho fatto di là, quindi qua dovrò selezionare le piume. Sì. Un altro qua, mi pare. Ok, ragazzi, questo è il risultato. Come vedete, io qua ho praticamente messo due hopper, cercando dopo di mettere qualcosa sopra e non slab. E qua dovrò praticamente, ho messo qua un, come si chiama, detector. E praticamente il detector dà energia a due blocchi, cioè questo e questo, e portando direttamente qua. Vi faccio un esempio. Buttiamo qualcosa qua. Ecco, qua ho buttato e adesso vi faccio vedere. Come vedete, qua non c'è e qua c'è. Praticamente di due blocchi. Quindi ogni due blocchi dobbiamo metterne uno di questi.
Quindi un altro dovrà essere messo qua, praticamente. Ok ragazzi, allora dovete sapere una cosa. Anzi, vi voglio dire una cosa. Penso che ci sarà un piccolo cambiamento del progetto. Come vedete ho già fatto gran parte di questa parte. Peccato che non funzioni un cazzo. Esatto. Nella mappa, quello dove ho fatto il test, funzionava. Qua no, non so perché. Quindi ho deciso di provare a fare in un altro modo, un po' più semplice, diciamo. La cosa che mi fa incazzare è che se questo metodo che sto pensando io funziona, ho sprecato un botto di ferro, ecco. E la cosa non è che mi piace tanto, sapete? Non ci credo, non ci credo. Non può saltare così. Ma perché mi incornerà un cuore, Dio c***o? No. No, non è possibile, non è possibile, porco di... Non è possibile! Finalmente ragazzi, finalmente! Dopo diversi ore di lavoro, ragazzi, finalmente, sono riuscito a completare sto affare, sì. È praticamente completo. Gli mancano gli ultimi ritocchi ed è a posto, eh sì. Adesso sto levando questa terra per poi rimetterla e poi rivare. Sì. Ritoglierla, ecco, perché devo prendere anche questa qua. Comunque la macchina è praticamente finita adesso, non ci resta altro che provarla. La proverò fra qualche secondo, però prima devo prima completare qua metto questo e qua questo così ed è praticamente finita, signore e signori. Allora questo com'era? Ok, questo va messo qua e signori è finita. Cipollini e cipollotti, vi presento Chernobyl, la fabbrica di poli infinita. Adesso non ci resta altro che, diciamo, provarla. Allora in questo qua mettiamo questo, in questo qua mettiamo, vediamo, stone. Ok. E adesso proviamo, butterò qualcosa dalla via e per vedere se funziona, se li seta bene. E adesso, signor, si vedrà la verità. Quindi buttiamo terra. Redstone. E qualcuno di questo, per vedere. Visto che poi avranno terre dopo, anche ho buttato tre oggetti diversi. Adesso non ci resta altro per vedere se arrivano qua e li butta. Però non vedo che arrivano i drop. Mi sa che c'è qualcosa che non quadra. E la cosa non mi piace. Non mi piace affatto. Togliamo questa terra da qua. Allora vediamo dove si sono bloccati. Scendiamo giù. Perché si sono bloccati tutti qua? Perché? Perché? No, la cosa non mi gusta. Non ho più neanche blocchi, sta vedendo anche notte, ma... Oddio. Mi viene male, ragazzi. Vado a prendere un po' di blocchi. Ok, ragazzi, intanto mi sono approfittato anche per dormire la notte, per far passare la notte. Ho preso un po' di blocchi, per vedere che cazzo c'è qua, che si bloccano tutti qua. Allora saliamo. 15, ok, penso di aver capito qual è l'errore. Ho saltato questo blocco. Merda, io come faccio? L'unico, ho sposto questo, quindi metto già da un po'. Sì ragazzi, mi toccherà spostare questo. Da qua. È l'unica. Sposto un blocco di qua, abbasso questo di un blocco e quello lo tengo così. Sì, o alternativamente deve essere funzionato anche così, come faccio adesso. Provo a fare così. E a questi. Ok, facciamo così, mettiamo un po'. Ok, li invia. Vediamo fino a dove arriva il segnale. Arriva forte fino a qua via. Sì, arriva. Intanto non andiamo su per qua. Ok.
Vediamo se è arrivato. Merda. E per qua non vedo nessun drop. Significa che sono bloccato da qualche altra parte. Perché qua? Zio Billy, ancora. Magna tu magna. Non mi piace questa cosa, non mi piace. Vedete che neanche stavolta i blocchi che ho preso non mi basteranno lo stesso? Ma zio Billy dove erano? Qua? Sì. Adesso vediamo. Qua arriva. Qua. Ma zio Billy, non c'è. Non ti basta questo? Perché ti sei bloccato? Perché? Facciamo così, va. Prendo un po' di cobblestone. Andiamo qua. Amare estremi rimedi. Un dropper. Perché cazzo non va sto cazzo di dropper? Sì, Billy, assurdo. Si sarà incantato o cosa? Non riesco a capire che non vada. Toppindolo. O io l'ho messo al contrario, non lo so. Ma non penso. Fammi pensare. Così per caso. No. A questo punto mi rimane solo una cosa da fare. Vediamo. Mettere questo qua. E dare energia a questo con un... No, questo si incanta, porco 2. Adesso funziona. Dio Billy. Ok, quale via? Oh mio Dio, vediamo. Sì, funziona ragazzi, funziona finalmente. Finalmente funziona! È vivo! Come il mostro di Frankenstein, diciamo. Comunque, adesso che funziona, mi va bene anche così. Via tutto, e fanculo tutto, ecco. Finalmente ragazzi, abbiamo completato la macchina. Sto a fare, funziona alla grande adesso. Mio Dio ragazzi, veramente un parto sto a fare. Almeno sono felice che funzioni, almeno quello. Mamma mia, una roba allucinante, demenziale, totale. Dammi un po' di terra, va. Facciamo qualche stop e là e abbiamo praticamente finito. E così cipollotti. Abbiamo finito sto cazzo di macchina. Finalmente. Cioè, per far sto affare mi ci ho impiegato più quanto? Diverse ore ci ho impiegato per fare sto cazzo di affare. Mamma mia, un parto. Per non parlare di sto affare che ho dovuto, diciamo, rifarlo, visto che non mi funzionava l'altro metodo. Oh, che roba allucinante ragazzi, che roba allucinante. Dopo lo sistemo io per bene la macchina. Togliamo questo pietrisco, mettiamo quello che devo mettere e basta. Io qua penso che un po' di terra, almeno così coprirò qualcosa. Tutto tranne, diciamo, questa piccola parte qua, ecco. Per il resto può anche andare bene così, va. Oh. Sono felice che sia finita sta macchina. Sono felice che sia stata finita sta macchina. Mamma mia. Ragazzi, penso che per questo episodio possa anche bastare così, perché fare sto pezzo di macchina qua è abbastanza stancante. È abbastanza rognoso. Dopo sarà anche da editare un bel po'.
Spero che il video vi sia stato di vostro gradimento, vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima volta. Ciao ciao e state bene!